A proposito di contraddizioni di questa città, Salvatore, tu vuoi dirci qualcosa sul Napoli? Sul Napoli tengo da dire che praticamente lunedì sera Inler e Gargano non hanno funzionato, perché hanno lasciato tutto il centrocampo completamente a Mutingai. Mutingai non so se stava in vetrina per farsi vedere per venire qui a Napoli, ma lui comandava tutto il Bologna. Quindi avremmo bisogno di un... lui è competente, eh? Salvatore è competente. Avremmo bisogno di uno come Mutingai qui nel Napoli. Forse più che Mutingai direi Nainggolan del Cagliari. Uno come Nainggolan. Cioè il Napoli di Laurentiis lo potrebbe assumere come suggeritore sportivo. Bravo. Salvatore, ci puoi dire invece in un minuto la tua storia? In un minuto, vai, hai un minuto. Beh, la mia storia, 22 anni praticamente. Io vengo da San Giovanni a Teduccio, è praticamente una periferia di Napoli. Vivo praticamente ancora tuttora a San Giovanni, quartiere molto all'ombra di Napoli, uno dei tanti quartieri dove tutto non funziona per il meglio, e tra cui molte è più facile scegliere una realtà negativa all'ombra di tutto che avere scelte coraggiose che io ho preso da poco, perché io anch'io ero un ragazzo abbandonato a se stesso, aiutato da un'associazione che opera lì da tanto tempo, Figli in Famiglia, e che poi praticamente mi perdo in giri, in cose, in conoscenze, perché lì è questo, lì vieni lasciato a te stesso. A 14 anni ho la fortuna di fare un progetto con la Peron, la Mansarda e il Teatro Totò per togliere i ragazzi dalla strada, un progetto a rischio, per recuperare i ragazzi a rischio. E io praticamente mi presento al provino dicendo: se vuoi sapere un nome mio, informate, perché me ne vado. Mi prendono. Guardate quello che sta dicendo, è vero, perché io ero in questo progetto, ho promosso questo progetto con la mia associazione La Manzana. Si sparava a posa in quel momento. Vai avanti. Infatti c'era Samuele che gli ha fatto passare. Vai avanti. Comunque andiamo avanti. Io scopro che una delle mie passioni innate è il teatro. Io non sapevo di amare il teatro, che tra l'altro mi porta il prossimo mese al San Carlo, dopo tanto tempo. E porto la Scambievo. Ecco, facciamo una bella cosa. Vai avanti. E alla fine, alla fine di tutto, io mi trovo dopo tanto tempo a stare nell'associazione Figli in Famiglia, e più che essere aiutato, aiuto io altri ragazzi come educatore. Come, esatto, io adesso sono un educatore. Sei una speranza vivente. Prego. Anna. Volevo dire, sentendo la storia, è lui la vera vittoria del Napoli. Ma di queste vittorie in questa città ce ne sono tante. C'è una città invisibile che non parla. Infatti. Poi c'è una città silenziosa che spesso è complice. Per uno salvato c'è una grande vittoria. Bene, noi dobbiamo andare avanti. Che cosa abbiamo? Abbiamo il secondo titolo. Indecisione e flop a tutto campo. Luigi è così. Cosa di Mazzarri? No, perché non me la sento di gettare la croce addosso a Mazzarri. Non me la sento, perché innanzitutto lui ha il polso della situazione e conosce i calciatori meglio di chiunque altro, e comunque si vede che già dalle scorse partite sta pian piano cercando di educare la squadra a nuovi moduli. Ora, un conto è dire, è facile dire, metta in campo il 4-3-3, bene, ma i calciatori devono essere anche in grado di saper far funzionare quel modulo. Evidentemente al momento il modulo classico è quello che gli fornisce più garanzie, e non vede i suoi calciatori pronti a interpretare bene il modulo o una sua variante, e questo ovviamente ci rende prevedibili, e il Bologna ha avuto gioco facile nel bloccare le fonti di gioco. Claudio, una domanda, ma di questi giocatori del Napoli ce n'è qualcuno simpatico che tira di più la tua attenzione? Il Pocio la pezza che torna, ma è pure un po' che mi ha delinquenduccio sto Pocio, com'è? È birbante, dai. Se tu dovessi trovare un titolo per lui, fragrante nel tuo caso. Nel suo caso è fragrante. Anche perché Claudia ha scritto un libro, tra un po' ne parleremo. Claudia, in un capitolo tu ci racconti proprio come conquistare l'uomo sportivo. Esatto. Dacci qualche dritta, perché noi abbiamo anche la nostra segretaria di redazione che è innamorata di un calciatore. Sì, esatto. L'uomo disperatamente innamorato. Prego. L'uomo sportivo va conquistato con un sorbetto di frutta
che tende a reintegrare i sali minerali, e poi gli facciamo una bella decorazione di glassa, una libellula, così gli diamo anche un input, posso dirlo? Prego. No, sessuale. Va bene. Bene. Ma di sostanza. Pronto, pronto, lasciamo la figlia di Pantotti. Buonasera. Pronto, mi sente? Buonasera, sono Lavinia dal Vomero. Salve, benvenuta a lei. Buonasera, salve. Benvenuta, eccoci qua. Volevo fare i complimenti per la trasmissione e soprattutto a Samuele, che è un simpaticone. Grazie. Io seguo la trasmissione tutti i giovedì. Grazie. Comunque l'uomo sportivo la sua. Lo conquisterei con una bella pizza, salsiccia e friarielli, eh. Ah, beata lei, signora. Ci senta, dica la sua. Sono sicura che anche quest'anno il Napoli finirà al terzo posto. Ah, quindi siamo ottimisti. Al terzo posto. Signora, al sesto o al terzo? Terzo, quale sesto? Terzo posto, lei l'ha detto. Terzo posto, come l'anno scorso. Ah. Chiediamo all'avvocato Pisani se è d'accordo con quello che ha detto la signora. Indovinato la signora, il terzo posto, il 3 è il numero perfetto. Sì. Significa che deve vincere le prossime 4 partite. Queste sono le competizioni che sta facendo e al terzo posto. Grazie signora, continua a seguirci, grazie, buonasera. Ce la fa, ce la farà.